Caritas Diocesana Oppido Palmi insieme a Asnali per raccolta fondi per il popolo ucraino. Ecco, questa iniziativa come nasce? Beh, questa è un'iniziativa che nasce proprio dal grande cuore, possiamo dire, della Asnali con Rosario Antipasqua. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire, dal grande cuore di questa organizzazione che è importantissima perché riesce a guardare oltre l'ostacolo. E la cosa più importante, la ACRQ, che è l'Associazione Centro di Revisione di Qualità. Bellissima questo, è importantissimo perché dobbiamo cercare intanto di viaggiare tranquilli e quindi c'è bisogno di fare le revisioni a tempo, debito, giusto e poter... insieme a questo, pensate, questa grande associazione riesce a fare un'iniziativa per dare una mano ai profughi ucraini. E allora io mi sono venuto in mente le parole del Papa l'anno scorso nel 50° anniversario della Caritas Italiana, quando ci ha detto di essere attenti ai poveri come prima via, come seconda via a seguire il Vangelo e terza via seguire una via della creatività. Ecco, noi siamo nella via della creatività perché questa grande associazione Centro di Revisione di Qualità che Rosario Antipasqua è responsabile, pensate che ha avuto questa grande idea, questa creatività nel poter recuperare fondi e per poter aiutare gli ucraini. Ecco la fantasia, ecco la della carità, ecco la creatività della carità che non ha confini, che cerca di in tutti i modi di dare una mano a questi nostri fratelli che fuggono dalla guerra, che fuggono dalle bombe e che sono e vengono qua, pensate, bambini e donne, perché gli uomini sono rimasti là a combattere, a difendere la loro terra. Ma non è che sacrificano, è stata un'idea del direttivo che nell'ultima riunione che abbiamo fatto 15 giorni fa, il direttivo si è posto tutti i soci, tutti più di 20 centri di revisione della Piana di Gioia Tauro, c'è qualcuno anche di fuori provincia, sono posti l'obiettivo di come, diciamo, contribuire con una raccolta fondi, con del materiale. Abbiamo riflettuto, gli ho detto datemi 24 ore di tempo che sento la Caritas, ho sentito il dottor Alampi, il direttore della Caritas e abbiamo evitato di raccogliere indumenti, raccogliere cose perché pensiamo che in questo momento c'è un problema anche di approvvigionamento delle materie prime ai confini, c'è un problema. Allora, d'accordo con la Caritas, con Vomera, ma col direttore, abbiamo deciso di fare questa raccolta fondi. Abbiamo deciso di ogni revisione che verrà effettuata dal 10 marzo al 10 aprile, i centri di revisione, i titolari di azienda diranno al proprio cliente che 2 euro li metteranno loro a favore dei bambini dell'Ucraina, del popolo ucraino, per acquistare libri, testi, tutto quello che servono, per esempio. Poi sarà la Caritas, diciamo, ucraina, sarà la Caritas, la diocesi di Oppido Palmi, a destinarli all'ente lì in Ucraina, sperando che al più presto finisca la guerra. Ecco, io voglio ribadire, sono i centri di revisione, l'associazione Centri di Revisione di Qualità, che siamo più di 25 imprese, sta crescendo, proprio oggi abbiamo avuto 2 richieste di adesione alla nostra associazione, ma di adesione anche al progetto. Ecco, un progetto che nasce dal basso perché ognuno di noi in questi giorni ha donato e spesso quando si fanno questi atti non si dice. Loro hanno voluto invece come associazione far presente che un'associazione di categoria insieme ad Asnali vogliono contribuire perché è visibile l'impegno del mondo delle imprese, in questo caso i centri di revisione, gli autoriparatori aderenti ad Asnali, per fare questa invitazione, questa donazione volontaria. Poi nei prossimi giorni con la diocesi vedremo come consegnare e come adatteremo, diciamo, con il dottor Alampi, questo contributo che andremo a raccogliere.